Vista l'ora e anche il quarto d'ora accademico, direi che possiamo iniziare. Iniziamo con la presentazione della versione estiva del nostro carnevale. Questa manifestazione che anno dopo anno sta assumendo sempre più importanza, tanto da diventare sicuramente un volano anche di promozione turistica del nostro territorio, perché come ho avuto modo di dire poc'anzi fuori dai microfoni, nel momento in cui il nostro carnevale si promuove, non promuove solo se stesso, ma promuove Muggia e tutto il territorio. Quindi è con orgoglio che noi presentiamo questa manifestazione in questo momento. Una manifestazione che vede il Comune di Muggia assolutamente impegnato accanto all'Associazione delle Compagnie del Carnevale, che vanno ringraziate sentitamente per il loro impegno, che anche questo anno dopo anno diventa sempre più importante. Compagnie del Carnevale, alle quali abbiamo affidato anche la regia di manifestazioni, delle manifestazioni estive tout court, non solamente della parte del carnevale estivo, e che hanno messo davvero in campo grandi energie. Quindi grazie al presidente Mario Vascotto, in rappresentanza ovviamente di tutte le compagnie del carnevale. Che dire, questa manifestazione l'anno scorso è stata una manifestazione che ha avuto particolare successo, perché ha avuto un cambio di location, scusatemi se uso questo inglesismo, che però è stata una prova vincente, direi. Questo l'anno scorso è stato un anno zero, diciamo un anno di prova di questa nuova location, che però ha dato grandissime soddisfazioni. Credo che tutte le compagnie di carnevale hanno avuto modo di essere soddisfatti di quello che avveniva nel piazzale Alto Adriatico, dove si è formato questo villaggio del carnevale estivo, ma siamo stati tutti molto contenti perché è stata una manifestazione davvero apprezzatissima. Sono convinta che anche quest'anno, diciamo anno uno nel quale si ripercorre l'esperienza dell'anno scorso, ci sarà lo stesso successo e la stessa risposta di partecipazione, anzi forse maggiore, direi, perché proprio l'anno scorso appunto non tutti sapevano che la manifestazione c'era. Quest'anno è stata promossa adeguatamente, no, forse meglio dell'anno scorso, direi. E quindi auguro a tutte le compagnie del carnevale, a tutti gli attori che metteranno in campo non solamente la loro opera per lavorare nei chioschi del villaggio del carnevale estivo, ma in tutte le manifestazioni poi che riempiranno il carnevale estivo di gioia, di vitalità tipiche del nostro carnevale, in generale anche nella versione invernale. Ulteriore motivo per il quale ringrazio l'Associazione delle Compagnie del Carnevale è la mostra che si sta svolgendo in questa sala, ecco, questa mostra, ecco, per la quale ringrazio Mario Vascotto, ecco, chiaramente, è una mostra bellissima, anche questa che promuove in qualche maniera il nostro territorio, chiaramente non solamente il nostro carnevale, perché anche i cenni al nostro carnevale ci sono. È una mostra dinamica, così come ho sentito dirmi da chi è il curatore effettivo della mostra, che ci riserverà delle sorprese. Quindi grazie a tutti, grazie di essere venuti stamattina. Vi aspettiamo ovviamente numerosissimi a Muggia dal 9 al 15 agosto, e auguro a tutti buon divertimento. Passo quindi la parola al presidente Mario Vascotto. Sì, perché l'assessore di Codio vuole sempre avere l'ultima parola. Certo.
dire, innanzitutto comunque ringraziamenti, ringraziamo il Comune di Muggia che ci è sempre vicino, l'assessore che mi supporta. Ringrazio tutte le compagnie del Carnevale, quelli che mi sono stati vicini per l'organizzazione, perché non è che faccio tutto io. Abbiamo cominciato 3 mesi fa a cominciare a preparare il Carnevale estivo, un momento in cui tutte le compagnie si ritrovano e stanno assieme, si divertono assieme, questo è lo spirito del nostro Carnevale. Dobbiamo essere sempre uniti, lavorare uno per l'altro e lavorare in armonia. Poi il Carnevale, durante il Carnevale invernale, ho visto Lorenza vieni un attimo qui, ho visto Lorenza che faceva degli schizzi, un applauso per Lorenza che faceva questi schizzi che vedete al Carnevale. Questo è solo un propedeutico alla mostra, e la mostra poi il giorno 8, che ci metteremo d'accordo con il sindaco per la conferenza stampa, sarà molto diversa perché sarà molto più pregna, più ricca di altri, di tutti gli schizzi che sono stati fatti del Carnevale e all'occasione anche del nostro territorio, perché in questo mese Lorenzo e i suoi amici, tutti questi della Trieste Sketch, sono venuti a Muggia e hanno visitato, come potrete vedere, tutte le nostre calli e tutti i nostri punti più belli. Ci saranno alcune novità, finisco con Trieste Sketch. Ci sono i poster delle compagnie del Carnevale che, come vedete, questi assieme ad altre cose saranno battute all'asta il giorno 15, perché poi offriremo e decideremo a chi, assieme a loro, assieme al sindaco, a chi devolvere questi soldi, in modo da fare anche un po' di beneficenza che ci vuole. E volevi dire 2 parole? Sì. Un secondo. Allora, un secondo solo per, grazie, per annunciarvi che ci saranno comunque delle sorprese durante la mostra. La mostra non sarà una mostra statica, ma ci saranno cambiamenti continui di disegni e anche di persone che si alterneranno qui, forse a disegnare, forse anche con qualche cosa speciale, quale body sketching, qualcosa di nuovo. E in più ci sarà questa guest star dell'Urban Sketching, perché è veramente una delle artiste più famose qui in Italia e anche all'estero, è Sandrine Bonamy-Redlet, che viene direttamente da Parigi a passare le vacanze qui e la troverete sicuramente, la riconoscerete, la troverete in giro per Muggia, per le calli a disegnare. Una cosa posso aggiungere? Allora, semplicemente per così dare un'idea, noi siamo appassionati di disegno, non siamo professionisti. Ci troverete in giro per Muggia e comunque forse ci avete già visti che disegniamo. Non è facile, ve lo dico così. Quindi se avete l'occasione di vedere persone che sono lì concentrate a disegnare, lasciatevi disegnare. Grazie. Sempre a me. Praticamente, ragazzi, non sterò perché le parli. Qualche novità quest'anno, grazie a Elena Furlani della compagnia Guglie Puppe, che mi ha fatto venire un'altra idea, e invito anche tutte le compagnie, se hanno idea di fare qualche cosa, facciamo pure, ragazzi, non aspettate dal presidente che faccia le cose, io vi trovo gli sponsor e voi trovate le idee. Elena Furlani è venuta questa idea di fare in porticciolo una mostra di costumi del nostro Carnevale, per cui dal 9 al 15 in porticciolo ci saranno esposti, ogni compagnia esporrà un costumino, dove tutti noi dovremo stare attenti che qualcuno non passi col cane, non che porti via qualcosa, mi preoccupa qui del cane che va in giro comunque, e questo qua. Poi l'avvocata Matta, che ringrazio anche, mi facciamo barichino, Dennis Tabrao, assieme a Nicky Matteoni, che si sono presi la briga e gestiscono completamente l'avvocata Matta. E quest'anno abbiamo trovato uno sponsor e un professionista che con un clone fotograferà e prenderà dall'alto la nostra manifestazione in modo da renderla più attraente. E grazie sempre a Antonio Giacomini, che è il nostro Deus Ex Machina.
Odrigo la macchina, come si chiama? Odrigo la macchina. Che ci fa sempre pubblicità da tutte le parti. E ringrazio tutte le compagnie perché senza di voi comunque questo non sarebbe possibile. Mi manca un cavolo, perché è la mia età, la testa. Ci siamo riusciti, siamo arrivati, grazie di nuovo al comune, grazie alle compagnie, grazie alla Flash. Andiamo avanti, vedremo come che va. Come diceva quel, speriamo che non piovi. Allora passo all'assessore che chiude la serata. Vediamo. Sì, la chiusura credo sia un po' doverosa anche per tutta quella che è l'organizzazione dietro, a volte faticosa, a volte difficile, a volte con inconvenienti, perciò prima di tutto mi va di ringraziare i miei due più stretti collaboratori, il professor Ferretti, dottoressa Galantin, che sopportano le sfuriate degli assessori, i momenti difficili o altro, però credo che vanno soprattutto da me ringraziati per la dedizione che hanno su questo, a Ilaria della Melina con l'ufficio stampa, alla Flash per tutti i servizi della logistica, a tutti i giornalisti che sono qua. Ringrazio particolarmente il sindaco che, guarda, non è sempre facile avere un occhio di riguardo per questa manifestazione che è sì importante, però è quasi una manifestazione totalizzante di quello che è la presenza del comune di Muggia, che comincia veramente a espandersi. Poi avremo modo anche di parlare, perché le cose stanno avvenendo, noi non ce ne accorgiamo ma stanno avvenendo, e questo mi fa realmente piacere che le compagnie del carnevale abbiano preso coscienza della loro capacità di esserci, della loro capacità di proporre. Ringrazio tutte le i vari tecnici, funzionari, ringrazio l'ingegner Sponza, ecco questa qui, poi aprirò un attimo una parentesi su quelle che sono le novità che ci arrivano giornalmente. Ringrazio tutti la polizia locale, le forze di polizia che saranno presenti per garantire anche quelle che sono le dovute questioni di sicurezza. L'ingegner Sponza ci ha aiutato già nel carnevale estivo e invernale, però continua ad aiutarci per tutte quelle che sono le novità in tema di sicurezza. Questo comporta un aumento dei costi, indubbiamente, cioè questa attenzione non è che viene fatta una norma e viene messo vicino un finanziamento, rimane a carico di tutti i comuni in questo momento stanno facendo uno sforzo ulteriore per far sì che le manifestazioni popolari rimangano popolari, cioè che non ci sia sempre quella ma dove andiamo a trovare i soldi mettiamo il biglietto, no? Cioè la nostra volontà è far sì che continuino a esserci manifestazioni popolari, vediamo fin quando ce la faremo, perché costi lievitano sempre più, saremo attenti molto su questo, però credo che questo spettacolo che danno le compagnie del carnevale è importante, soprattutto il ragionamento che si fa. Ringrazio Re Carnevale, sempre presente nelle manifestazioni che facciamo, e poi un ultimo, ma permettetemi proprio di cuore, ringraziamento a tutte le compagnie del carnevale per il caldo e caloroso accoglimento che mi fanno quando passo io durante la carnevale. Cioè quando passo io, cioè quel che c'è dopo può andare via lì, sì, neanche niente, perché porto via tutto. Perciò per questo, un grande applauso alle compagnie del carnevale e mi raccomando anche quest'anno il caldo. Grazie. Grazie, arrivederci.